subito come secondo tasto, intanto rispondiamo ad Andrea. Si squilla tutto. Pronto? Sì. Alberto? C'è un'incursione della presentazione. Alberto? La presentazione del togliete l'audio della web TV perché altrimenti abbiamo dei ritorni clamorosi. Allora, io vedo, siccome è un happening continuo, che abbiamo collegati Andrea Criscioli, poi Alberto dell'associazione, ricordo, PIC, Alberto Sciolari, e poi dovrebbe esserci un'altra persona, però non la vedo. Ci siete, ragazzi? Sì, ci siamo. Ci siamo. Allora, sì, ci siamo. Allora, io vi ho già presentati. Alberto, io vorrei fare prima, come eravamo rimasti d'accordo, il collegamento con Andrea per parlare del suo caso e per diciamo anche parlando solo del suo caso, stimolare la chat a fare delle domande. Poi magari facciamo il collegamento a tre in audio sulla questione, parlando proprio della questione cannabis terapeutica e di quelli che sono gli obiettivi della tua associazione. Sei d'accordo? Sì, sì, d'accordissimo. Perfetto, allora chiudiamo e richiamo Andrea in audio e video. È tutto in diretta, quindi, e non abbiamo paura della diretta. Adesso ti sento e c'è anche un video. Oh, perfetto. Io ti sento e ti vedo. Allora, Andrea, siamo in diretta con TV Radicale. In questo momento abbiamo 22 persone che ci stanno vedendo e ascoltando. E tu ormai, come dicevo prima, sei diventato un caso, no? Il caso Andrea Triscioglio, cioè delle, tra virgolette il caso Andrea Triscioglio. Vogliamo proprio per coloro che ci stanno seguendo su TV Radicale ricordare in sintesi, però senza dimenticare alcun particolare, com'è che è nato il caso Andrea Triscioglio? Hanno dato il nome a questo caso, com'è che è nato, cos'è successo? Sei un delinquente, da quello che ho capito, no? Infatti avevo queste perquisizioni. Volevo fare questa diretta sulla TV Radicale con una magliettina con la scritta Wanted, ricercato, però non mi sembrava il caso. Vabbè, comunque, sì, nacque tutto diversi mesi fa. Beh, si può dire che nacque tutto alcuni anni fa con la mia sclerosi multipla, quando mi diagnosticarono la malattia. E iniziai a non rassegnarmi perché sentivo tanti medici che mi dicevano vedi Andrea, la tua è una primaria progressiva, e vedevano e mi mettevano anche per iscritto il paziente presenterà presto delle disabilità e quindi volevano fare dei tentativi con un farmaco che si chiama mitoxantrone. Annoveravano fra gli effetti collaterali anche tumori e leucemie, meno male che non ho mai iniziato a fare questo farmaco, meno male che non ho avuto quei terribili effetti collaterali che mi scrivevano, tra cui il più semplice era che sarei diventato sterile. Se avessi desiderato un figlio, avrei potuto fare una fecondazione assistita. Beh, io credo che vista un pochettino l'età dei vari pazienti con sclerosi multipla, ci colpisce nella fascia di età più bella, si può dire, della vita. Fra i 20 e i 30 anni c'è il tetto, in cui naturalmente credo che una persona con la propria attualmente moglie sta progettando la vita in comune, ma anche un progetto di genitorialità. Di conseguenza, se avessi iniziato forse quel farmaco, oggi sarei anche probabilmente sterile, non ci sarebbe con me Antonio, mio figlio. Questo per dirvi brevemente che a un certo punto non mi rassegno assolutamente ad approdare a quella deriva piena di disabilità come veniva descritta dai medici, e inizio a informarmi un pochettino da internet i metodi alternativi, non le medicine alternative, che pure è brutto definirle tali, non sicuramente sono terapie molto diverse,
quindi iniziai ad informarmi vedendo i video e iniziai a vedere, a conoscere i picchi pazienti cannabis, iniziai a vedere gli Elena Bentivegna, iniziai a vedere i Pino Cucci, iniziai a vedere anche altre associazioni come l'associazione Cannabis Terapeutica, iniziai a vedere Stefano Balbo e altre persone che trovavano benefici da sta cannabis. Allora ho iniziato a dire, ma perché? Probabilmente se viene detto da queste persone una cosa simile, ci sarà probabilmente un beneficio da scoprire sulla cannabis e iniziai a scoprire questo mondo, si può dire tale. Iniziai a documentare, iniziai a scoprire queste scientifiche. Madonna che tosse! Perdono, Ma dovrei scherzi, ma scherzi. farmi, scusate, ma mi è partito il colpo di tosse. Quindi stai dicendo Vabbè, in questo modo ho iniziato a farne uso. ho iniziato a fare uso della cannabis in un primo momento, come credo un po' tutti, illegalmente purtroppo, ma da radicale io che mi battevo per la legalità, come scriviamo sulle cartoline, legalità, 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 ho detto non posso macchiarmi di illegalità e ho iniziato a farci una battaglia per averlo. Gratuitamente anche dopo questo iter di importazione spaventoso che non fa altro che aggiungere al calvario già della malattia anche il calvario che si deve andare a vivere per trovare medici, per trovare e convincere gli immancabili comitati etici, direttori sanitari e così via. Di conseguenza, credo che ne ho trovati diversi di benefici anche sul fisico. Oggi, ricordando un pochettino molti dolori che avevo, dico sempre: Madonna, che bello, non mi ricordo più di determinati dolori. Sono spariti gli spasmi, sono sparite quelle mani da ostetrica che mi dicevano i medici, i neurologi, cioè flesse verso di me. Le sentivo più distese, insomma, ho trovato diversi benefici fisici, ma il mostrum che fanno vedere è quello della sedia. Purtroppo avevo molte difficoltà di deambulazione causate da quella rigidità muscolare che caratterizza un pochettino tanti di noi malati di sclerosi, e di conseguenza ho iniziato a trovarci questi benefici, a far sparire questa rigidità, e questa cosa la vedeva anche il mio fisioterapista, che poi oltretutto che gioia per i fisioterapisti che vedono stare meglio il proprio paziente, anche grazie all'apporto della fisioterapia, ma non solo di questo. Andrea, scusa se ti interrompo. Gianni ci chiede dalla chat. Gianni vorrebbe sapere dalla chat dove fabbricano il farmaco che tu usi. Allora, il farmaco che io utilizzo viene prodotto in Olanda, quindi noi dobbiamo fare tutto questo iter burocratico, avere questo farmaco importato dall'Olanda. Nonostante questo è un controsenso del governo in cui ci troviamo a vivere, questo farmaco viene prodotto da dei centri di eccellenza anche presenti nella stessa Italia. Vediamo il paese Rovigo, l'ente CRAISCI, centro di canapicoltura presente a Rovigo, produce il nostro farmaco, però per non andare contro la legge che dice che si può fare sperimentazione, ma solo ai fini di ricerca, non ai fini di commercio. Di conseguenza, loro sono obbligati a fare ricerca, quindi produrre il nostro farmaco, ricercare sui principi attivi del farmaco e poi sono obbligati a distruggerlo, quindi a bruciarlo. Addirittura, Questo. questo è incredibile, insomma, comunque è da segnalare il fatto che sempre, cioè, la cosa assurda è che un tempo l'Italia era tra i primi produttori al mondo, no? Diciamo, della canapa, e quindi il fatto che noi ci si debba rivolgere all'estero per procurare un farmaco che è risaputo, che provoca benefici e effetti sulle condizioni di salute dei malati, è qualcosa di scandaloso, insomma.
Ma sicuramente io credo che eravamo tra i primi al mondo anche per le condizioni climatiche che caratterizzano il nostro paese, cioè potrebbe crescere canapa, ma c'è ancora purtroppo tanto mito, tanto purtroppo troppo da sfatare, di conseguenza. Avevo iniziato, per esempio, non vi voglio parlare della canapa che può essere utilizzata come benzina, che veniva utilizzata anche nei vari paesi, potrebbe essere un ottimo adiuvante per lo stesso terreno, perché potrebbe fertilizzare e rendere fertile il terreno. Però vi voglio parlare degli effetti terapeutici della cannabis, cioè io ho trovato tanti benefici. Ma è possibile che a un certo punto, come ho vissuto ultimamente, nonostante i tanti benefici che mi hanno che ho trovato, dovevo ricevere una visita a casa di cinque carabinieri come fossi l'ultimo di un clan mafioso, di una cosca mafiosa, mi sentivo un criminale a tutti gli effetti. Ho trovato Ricordiamo così. proprio passo passo, Andrea, che ore erano innanzitutto? A che ora hanno fatto irruzione in casa di questo pericoloso criminale ben cinque carabinieri? Erano le 7 di mattina, erano le 7 di mattina e mi citofonano da giù, un carabiniere mi citofona e dice: potete aprire il portone, siamo i carabinieri. Io, avendo il citofono a fianco alla porta, ho aperto citofono e porta e mi sono trovato i carabinieri lì, perché oltre ad aver citofonato a me, avevano citofonato il mio vicino di casa per farsi aprire il portone, forse temendo che il sottoscritto potesse fuggire. Pericolo di fuga, pericolo di fuga. Pericolo di fuga, naturalmente senza valutare. Ma il magistrato che aveva ordinato la perquisizione, come si chiama? Il magistrato di Foggia, che si chiamava Caro, si è limitato soltanto a suo dire a riportare questa perquisizione, ad ordinare la perquisizione ai carabinieri di Foggia, perché aveva ricevuto comunicazione dalla Legione Carabinieri di Merano, su Ribolzano, che io avevo naturalmente della cannabis. Perché? Perché avevo acquistato da un sito internet www.marijuana.it, per intenderci, dei prodotti inerenti la cannabis, quindi avevo acquistato il vaporizzatore per poter utilizzare il mio farmaco. Mi senti? Sì, perfettamente. Ah, perfetto. E avevo iniziato a comprare naturalmente diverse cose, come il Bedrocan, per intenderci, che sono queste infiorescenze. Non è che le puoi mettere per intero nel vaporizzatore, devi tritare, quindi avevo comprato un tritaerba. Ti serve, visto che acquistavo uno 0,33% di prodotto, poi oggi ce l'ho gratuitamente, prima purtroppo ero anche obbligato ad acquistarlo, 0,33% ogni somministrazione. Come faccio? Ad occhio dovevo prendere questo 0,33%, e che ne so, non sono una bilancia Ah, ma umana, sono io oggetti sì. pericolosi quelli da tenere in casa, no? Poi è bello quando fanno gli arresti che fanno vedere l'accendino, che ne so, l'accendino, la cartina, la cosa. Cioè, voglio dire, sono oggetti pericolosissimi. Ascolta, c'è una domanda che avevamo lasciato indietro, poi andiamo avanti col tuo racconto. Sì. E ci chiedeva, se non sbaglio era Gianni, fammi tornare su, cosa tu ne pensi. Ah sì, no, Laura 79, cosa ne pensi del metodo Zamboni? Il metro Zamboni, penso tutto il bene possibile, perché potrebbe essere una cosa fondamentale per i malati di sclerosi multipla. La Ricordiamo in cosa consiste CCSVI. il metodo Zamboni, Andrea. Allora, io ho fatto un nome, la CCSVI. La CCSVI sarebbe una sospetta insufficienza venosa cronica cerebrospinale. Allora, il dottor Zamboni, la cui moglie si è ammalata di sclerosi multipla, ha detto a un certo punto: devo curare mia moglie. Ha iniziato ad indagare sul corpo della moglie qual era il problema.
visto che praticamente c'è un'occlusione di una vena che si chiama Azygos, che passa dalle giugulari, che praticamente queste stenosi, questi restringimenti, potevano causare diverse disabilità. Allora dice, scoperta la causa della sclerosi multipla, questa occlusione, questa stenosi, dobbiamo naturalmente andare a fondo. È per questo che ha chiamato un altro medico, il professor Salvi di Ferrara, e gli ha detto, senti, mi servirebbero un po' di pazienti con sclerosi multipla, e lui gliene ha mandati 70. 70, 35 con sclerosi multipla, 35 con altre malattie neurologiche. Stranissimamente, questi 35 con sclerosi multipla risultavano tutti con stenosi. Di conseguenza, è una cosa molto importante, sarà. Purtroppo è uno dei controsensi tutti italiani. Oggi il dottor Zamboni opera su ad Hamilton in Canada, qua in Italia non può fare assolutamente nulla perché il Consiglio Superiore della Sanità ha bocciato la sua ricerca dicendo che non è assolutamente valida e per questo che a un certo punto volevamo entrare in campo come associazione Luca Coscioni. Volevamo presentare anche una interrogazione parlamentare, grazie a un onorevole parlamentare comunque importante come la Maria Antonietta Farina Coscioni. Alla fine dei conti chiamiamo il dottor Zamboni, il dottor Zamboni ci dice va bene, problemi per me non ce ne sono, però dovete mandare a Dilla Rescere, che sarebbe l'associazione che mi rappresenta, una richiesta scritta, cosa che noi abbiamo fatto. Però alla fine dei conti non c'è mai stata nessuna risposta. Allora abbiamo provato a contattarlo, non ha mai risposto al telefono, abbiamo contattato Salvi. Salvi ha detto, ah, sì, ma sicuramente verremo lì a Roma. Sì, ma dove, quando, a che ora, tutti i dati precisi, ce li volete fornire? Si chiama serietà questa cosa. Purtroppo ha peccato un pochettino di carenza di serietà e a me questa cosa mi ha anche un po' preoccupato perché ho detto se non mette serietà in queste banalità, perché siamo un'associazione che annovera fra i suoi iscritti anche premi Nobel, scienziati, ricercatori di tutto il mondo che hanno appoggiato la nostra naturalmente causa sulla libertà di ricerca scientifica, a un certo punto non abbiamo assolutamente avuto nessuna risposta da parte di Zamboni. È per questo che ha perso, mi è sfatato un mito, si può dire. Senti, un'altra domanda, una domanda che ti fa Gianni invece, questo farmaco Sì. lo devi pagare oppure l'aiuto del Servizio Sanitario Nazionale? Allora, su questo farmaco c'è ancora tanto da fare in tutte le regioni d'Italia perché c'è la regione Puglia che lo paga, ci sono alcune ASL di Roma che lo pagano, ci sono alcune ASL del Trentino Alto Adige, su di Bolzano, quelli che mi hanno indagato, che lo pagano. Ma proprio perché comunque la regione Trentino Alto Adige è una regione a statuto speciale e di conseguenza sulla sanità fa quel che crede. Beh, vogliamo Però ricordare che la Puglia è tra le poche regioni che contribuiscono, diciamo, all'acquisto di questo farmaco proprio grazie ad una battaglia portata avanti da te. Questa cosa la dico io, visto che insomma, è una cosa importante, anche da te, insomma, insieme alla rete di associazioni con la quale ti muovi, no? ma guarda, io mi sono reso conto che a un certo punto il problema era il pagamento, perché purtroppo sulla sanità dove c'è ancora tantissimo da fare, purtroppo fa acqua da tutte le parti la sanità, di conseguenza ho deciso a un certo punto di battermi per la gratuità del farmaco, cioè per far dire alla regione. Vedi che il farmaco viene rimborsato dalle ASL, ma non c'era bisogno della regione perché questa è legge. C'è un decreto ministeriale che purtroppo non viene attuato da tutti, in cui viene scritto all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, poi rivisto nel 2007 dall'allora ministro Turco, che comunque il farmaco non deve essere assoggettato ai fondi delle regioni.
deve essere pagato dai pazienti. Allora, pagare un farmaco che poi verrebbe a costare non tantissimo, verrebbe a costare 300-400 euro per la durata di 3 mesi, mensilmente 385 euro, perdono. Beh, significa aggiungere al calvario della malattia anche il calvario poi del pagamento, perché non tutti possono permettersi. Allora, ti ho detto che significa che le persone che hanno un portafoglio a fisarmonica si possono curare, altre persone purtroppo non possono fare assolutamente nulla. Le cure di classe, no? Come era, vogliamo ricordare, cioè, ma è sempre così in Italia. C'era il divorzio di classe con le dame bianche, l'aborto di classe per la fecondazione assistita, anche qui quella di classe, cioè si va a fare all'estero, chi c'ha i soldi, altrimenti, voglio dire, non si fa niente. Allora, salutiamo Silvana Bononcini che entra in chat. Continuiamo nel racconto. Quindi, questi carabinieri sono entrati in casa, hanno fatto la perquisizione e cosa hanno trovato? Innanzitutto, qual è stata la reazione di tua moglie? Insomma, Allora, io faccio una premessa. Mio figlio, il bambino, ha 16 mesi di vita. Io in sì. 16 mesi di vita non mi è mai sfiorato l'anticamera del cervello di svegliare mio figlio. L'hanno fatto loro. Sono venuti a casa, hanno citofonato, sono venuti dentro casa questi 5 carabinieri in divisa. Ho detto, forse sto facendo un brutto sogno, ancora non mi sono svegliato completamente. La prima domanda che mi fanno appena entrato in casa, signor Tricioglio, cosa ha fatto? Ho fatto un pochettino. Ho detto, Ragazzi, non è praticamente. cabaret, eh? È tutto vero, non è cabaret. Signor Triscioglio, cosa ha fatto? È bellissimo. Ho detto, guardi, forse mi sono appena svegliato, però non mi sembra di aver fatto nulla in vita mia, mai. Di conseguenza, forse non ricordo, però mi sembra niente. Però alla fine dei conti, ripeto, i carabinieri avevano quest'ordine, hanno dovuto fare il loro lavoro, Certo. di conseguenza mano in tutti i cassetti, sotto addirittura le lenzuola, nel lettino del bambino, nelle federe di cucina, tutte le parti, ovunque, ovunque è stato controllato. Poi sono scesi giù. I carabinieri per controllare il mio garage, poi sono scesi dentro la mia macchina e poi, come se non bastasse, da buon criminale, mica può terminare qui la cosa, mi hanno portato in caserma. Ci mancavano i braccialetti, forse a polso, un paio di manette, però alla fine dei conti, ripeto, mi portano in caserma. No, sono stati iper gentili i carabinieri di Foggia, però. Era una cosa che non mi dovevano fare assolutissimamente, perché non c'è il danno legale. Effettivamente, dopo il mio uscire dalla caserma hanno archiviato il mio caso, ma c'è un danno morale. Ma scherziamo, allora io ho detto, non si deve mai più verificare una cosa del genere, ma non solo ad Andrea Triscioglio. Lo sai quanti pazienti ci sono che oggi utilizzano i Bediol? E come si utilizza il Bediol? Se non con questi strumenti che oggi purtroppo non dà lo Stato italiano, c'è cioè il vaporizzatore, è come si pesa con un bilancino, è come tutte queste cose qui. Di conseguenza, ho detto probabilmente, non si devono permettere di andare a casa anche di altri pazienti che purtroppo sono anche inchiodati, utilizzo sempre questo termine, ad una sedia a rotelle. Andrea, un'altra cosa, vabbè, sicuramente, quali sono state le reazioni dei vicini, delle persone? Cioè, immagino solidarietà. Innanzitutto bisogna dire che solidarietà anche ai carabinieri che sono stati costretti a fare un'azione di questo genere, obbedendo degli ordini. E ricordiamo come molte delle associazioni, diciamo, degli stessi carabinieri, delle stesse forze dell'ordine in generale, abbiano, al loro interno alcuni membri che sono per posizioni assolutamente antiproibizioniste. Il proibizionismo crea anche il danno della dispersione delle energie delle forze dell'ordine. Se invece, per esempio, molte sostanze stupefacenti fossero legalizzate e quindi il fenomeno fosse governato, probabilmente non sarebbero costretti a fare operazioni.
tipo quella che hanno fatto a casa tua, anche per una persona che semplicemente si cura con un farmaco a base di cannabis, insomma. Ma immagino pure quanta umiliazione purtroppo per loro, immagino che saranno stati pieni di vergogna, perché venire a casa a cercare droga e trovare dei vasetti di Bediol, un farmaco, e trovare poi una persona nelle mie condizioni, immobile, che naturalmente, non lo so, vedere anche una sedia a rotelle, sai, sono cose che non fanno piacere a tutti, di conseguenza immagino anche purtroppo il senso di vergogna che abbiano potuto anche vivere, è per questo che io non ce l'ho assolutamente con i carabinieri di Foggia. Ma infatti non gira noi assolutamente con il giudice di Foggia, ma ce l'ho con la legione carabinieri di Merano, perché vedi, io dico sempre, essere malato come sono io non significa essere esente da fare reati. Io voglio anche essere arrestato se commetto un reato, però alla fine dei conti la magistratura ha l'obbligo morale anche di dover sapere da chi manda i carabinieri a fare una perquisizione. Cioè, se è vero il detto mens sana in corpore sano, io probabilmente malato avrei potuto avere forse anche qualche problemino di più sotto il punto di vista fisico, e questa cosa non è propriamente molto, molto bella. Andrea, dunque, prima di passare al collegamento che faremo con, come abbiamo già detto, con Alberto e con Elena, che poi presenteremo, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che tu sei anche componente del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni, che ha tenuto i propri lavori a Roma proprio nei giorni scorsi. Ci puoi fare un resoconto su quelle che sono le attività in generale che in questo momento l'Associazione Luca Coscioni sta portando avanti, anche se mi hai detto già in precedenza che c'era proprio un capitolo della riunione dedicato al caso Trisciuolo, insomma, anche lì? Ma sì, alla fine dei conti si è parlato con un pochettino di questa vicenda un po' assurda che mi era capitata, poi io, come tutte le persone notorious, è il caso di dire, non avevo un solo avvocato, mi difendeva anche l'avvocato Rosso di Vita, radicale, rinomatamente, di conseguenza ho parlato anche un pochettino di quello che mi era accaduto, però alla fine dei conti, ripeto, non è stato assolutissimamente, mi hanno fatto delle domande, però ho detto, guardate, occupiamo la nostra attenzione, visto il poco tempo, ed è la stessa cosa che dico a voi, per parlare, perché potrebbe interessare anche poco agli ascoltatori il caso Trisciuolo. Si deve parlare un po' di più dei problemi che riguardano anche la sanità, non soltanto in Regione Puglia, in tutta Italia. Uno di questi casi, dicevo, è il caso di Blasi, ginecologo, che mancherà per un mese al Policlinico, che è comunque un centro molto importante, un ospedale molto importante, ed è l'unico medico ginecologo che può somministrare, perché gli altri sono tutti obiettori, la RU486, cioè l'unico che può fare un aborto farmacologico, anche se la legge 194 parla chiaro, perché comunque... Mi senti? Sì, benissimo. Ah no, che ogni tanto sento qualcuno che forse esce o entra da Skype. Sì, ma deve essere il tuo Skype però, non il mio. Ah sì, probabilmente sarà il mio, non lo so. Ma non ti preoccupare, sta andando tutto bene, incrociamo le dita. E niente, ti dicevo, quindi, come diceva Emma Bonino, presente il giorno del nostro Consiglio Generale, e non solo, il problema è che probabilmente c'è un solo medico al Policlinico di Bari, ma non è che il problema è che ci sia un solo medico al Policlinico di Bari, che c'è solo questo Blasi
oggi in ferie, di conseguenza chiuso l'RU486, non si può più abortire, purtroppo per le donne che vogliono ricorrere a una pratica di aborto si può fare solo chirurgicamente, di conseguenza il problema oggi è perché in Italia ci sono così troppi pochi. Per questo diciamo grazie alla Roccella, diciamo grazie a questo oscurantismo in cui purtroppo ogni giorno piombiamo, e per questo che naturalmente credo che il problema non riguardi esclusivamente la Puglia, che comunque è stata una regione che si può dire che la prima somministrazione della RU486 è avvenuta in Puglia. Però a un certo punto perché fare il ricovero? Perché obbligare la donna pure ad essere ricoverata? È una cosa che non serve assolutissimamente a nulla. Allora in regione, quando io vado a proporre queste cose, mi viene detto: Andrea, tutte le cose nuove purtroppo per noi devono passare dopo il ricovero. Ma io vedo delle analogie con la stessa cannabis terapeutica. Anche per la cannabis terapeutica si impone il ricovero. Ma voi vi immaginate un pochettino, un paziente, addirittura c'era un medico che mi telefonava per dirmi: Andrea, ma va bene se abbiamo messo la soluzione fisiologica nel Vediol? Io è la prima volta in vita mia che sento una cosa del genere. Cioè, non serve un medico, credo, per sapere che comunque è assurda una cosa del genere, che dicono no, per un cannabinoide ci vuole la soluzione fisiologica. Magari qualcuno mi diceva: ma bisogna farla sottocutanea, la puntura, o intramuscolo, o in vena. Cioè, ci mancava che mi chiedevano pure queste cose qui, cose scandalose. Vabbè, comunque. Ci sono veramente tanti problemi dal punto di vista della sanità, ci sono alcuni problemi, si è parlato un pochettino del collocamento mirato, della legge 6899, si è parlato un po' con Alessia Turchi, che sarebbe la persona che mi ha mandato alcune email. Da portare al centro per l'impiego di Foggia, in cui facevo richiesta per quanto riguarda le aziende inadempienti sul lavoro, quindi abbiamo parlato del lavoro di disabili, poi si è parlato un attimino di anoressia, di bulimia, di cannabis terapeutica, ma anche con la Donatella Poretti del tema del cordone ombelicale. Facevo presente che io sono uno di quelli che ho consumato 2.000 euro. Non un centesimo, due, 2.000 euro per conservare il cordone ombelicale di mio figlio che oggi sta a Bruxelles. Non mio figlio, il cordone ombelicale. E di conseguenza, purtroppo è anche un altro problema questo. Noi abbiamo parlato di RU486, di pillola del giorno dopo, dell'anoclebo, delle leonelle, ma poi abbiamo aperto un grande capitolo sull'eutanasia, sul testamento biologico. Se naturalmente metterla come priorità all'interno dell'associazione questa questione dell'eutanasia, che poi vabbè è stato scelto che non è assolutamente una priorità, ma è sicuramente un tema molto importante, è questo. Ok, Andrea, se sei d'accordo, io a questo punto interromperei il collegamento video con te, lascerei il collegamento audio ed aggiungerei a questa conversazione molto interessante anche Elena Bentivegna, che vuoi ricordarlo te, qual è, diciamo, cosa si occupa, di quale associazione fa parte? Della PIC, i pazienti impazienti cannabis. Esattamente come Alberto Sciolari, che è il presidente di questa associazione, pazienti impazienti cannabis. Quindi cominciamo con aggiungere a questa chiamata Elena, aggiungiamo la conferenza, tutto in diretta. Un attimo solo, dovrebbe arrivare. Intanto, se ci sono altre domande dalla chat, possono prepararle. Pronto, Elena? Ciao, sono Roberto, in collegamento con. Ciao, mi senti Ciao, o no?
Ti sento benissimo, penso che ti sentano anche i nostri telespettatori, web spettatori, non so come definirli. Intanto è caduto Andrea, provo a reinserire anche Andrea nella conversazione. E inserire anche Alberto. Un attimo solo. Andrea e Alberto. Roberto? Ok Andrea, ci sei? Sì. Aggiungiamo anche Alberto, così a questo punto facciamo la conversazione in quattro. Perfetto. C'è anche Alberto? Ok. Ah, perfetto. 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 Quindi a questo punto parliamo. Io partirei da Elena e da Alberto. Decidete voi chi parla per primo. Magari diamo la precedenza ad Elena. Diciamo che cos'è l'associazione PIC, Pazienti in Pazienti Cannabis? Beh, questo mi sembra più giusto che lo dica Alberto. Che è il presidente, giusto. Allora Alberto, dai. Alberto? Sì, io sento dei ritorni strani. Comunque, adesso se mi sentite bene, penso di sentire. Sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Sì, sì, Alberto. Alberto, puoi parlare? Sì, mi ripete le frasi due volte. Eh sì, perché hai la web TV con l'audio aperto. Ti avevo detto di escludere l'audio della web TV. Ah, hai ragione, hai ragione. Non ti preoccupare. Io non so. Va benissimo, ci sta tutto su TV Radicale, anche queste cose. Anzi, si ripeteranno sempre. Meno male che... Io ce l'ho il web. Sono... Lo do? Sì, allora... Ti chiedevo Alberto di parlarci di PIC, dell'associazione PIC, Pazienti in Pazienti Cannabis. Sì, innanzitutto volevo chiarire che... Pronto, mi senti? Sì, ti sento bene Alberto. Ah, ok. Volevo dire che non sono il presidente, ma il vicepresidente. Ah, vicepresidente. Vicepresidente, ma la nostra è un'associazione di base di pazienti, dei quali cioè, non abbiamo mai avuto bisogno, né tuttora abbiamo bisogno né di presidenti né di vicepresidenti, solo che per registrarci, per farci riconoscere dal Ministero della Salute, abbiamo dovuto per legge nominare un presidente e un vicepresidente, ma che assolutamente non è una situazione a livello gerarchico, tutti i pazienti hanno gli stessi diritti, le stesse possibilità e insomma, collaborano alla pari, ognuno secondo le sue possibilità e competenze. E detto questo, sì, il PIC è una situazione che nasce molti anni fa, prima che venisse riconosciuto il THC in tabella 2 e prima che uscissero anche i farmaci in Olanda, quando appunto già si sapeva che molti malati, anche in Italia, usavano la cannabis. C'era modo di farsi riconoscere questa cosa, subivano problemi penali e all'epoca non era nemmeno riconosciuto dai tribunali, insomma, e quando si andava in tribunale succedeva che dicevano ma no, ma la cannabis è una droga, non ha uso terapeutico, ma come sarebbe? E quindi è cominciata così, con questa raccolta di qualche centinaio di pazienti che invece testimoniavano il contrario, con i loro medici pronti a testimoniare che in effetti loro avevano, pur non avendo prescritto alcun farmaco, che in Italia non era possibile, potevano testimoniare di aver monitorato la situazione, di aver visto che in effetti le loro condizioni cliniche erano migliorate e chi con la sclerosi camminava meglio, non aveva le contrazioni, chi con l'epilessia non aveva più le crisi e chi col glaucoma ci vedeva meglio, eccetera, eccetera. E dopodiché invece si è aperta la possibilità nel 2003 di importare questi farmaci prodotti in Olanda, questa cannabis medicinale standardizzata, e abbiamo cominciato a chiederli, soltanto che il governo e il Ministero della Salute dell'epoca non rispondeva nemmeno alle richieste. È stato necessario fare una diffida al Ministero della Salute, all'epoca era Storace ministro, perché per la legge italiana c'è una...
non, il Ministero non può non rispondere, cioè c'è l'obbligo per la legge sulla trasparenza a rispondere alle richieste, quindi ci hanno risposto che comunque avrebbero aspettato che il parere della DEA americana, che non è un ente medico, ma è un ente politico, antidroga, per la repressione del traffico, che aveva sostenuto fino a quel momento che la cannabis non aveva effetti terapeutici, quindi praticamente l'hanno tirata per le lunghe. E dopodiché invece si è sbloccata la cosa perché intanto è cambiato il Ministero della Salute e quindi il nuovo ministro, Liga Turco, ha subito riconosciuto le evidenze scientifiche e non ha più posto questo tipo di veto, ma anche grazie all'intervento del vecchio presidente Ciampi, che ha fatto una specifica richiesta al Ministero della Salute, che intanto da Storace era passata a Berlusconi, voleva sapere come potevano fare questi malati, perché la nuova legge sulle droghe di Fini e Giovanardi metteva la cannabis in tabella 1, cioè in quella che non ha anche il THC, che non ha effetti terapeutici, e quindi i malati sarebbero stati ancora più spinti all'illegalità per potersi curare. E Storace, Berlusconi a quel punto ha fatto fare una lettera al Ministero della Salute di risposta al Quirinale, dicendo ok, facciamo una deroga alla legge sulla droga Fini Giovanardi in modo che sia possibile continuare ad importare questi farmaci pur se sono in tabella 1. Ora, visto che non erano mai stati in tabella 1, proprio perché loro non rispondevano, questo è stato un po' un fatto falso che hanno fatto. Per cui con quella lettera abbiamo cominciato a andare sotto e dire vedete che si potevano importare anche prima, cioè una deroga adesso a una cosa che era già possibile prima. E quindi nel frattempo è cambiato il ministro e quindi la strada si è aperta e ora lavoriamo come PIC specialmente per garantire l'accesso a questi farmaci prodotti dal Ministero della Salute olandese, non perché siamo rappresentanti farmaceutici, ma perché sono gli unici che sono minili di cannabis standardizzata, e mentre gli altri sono estratti. Che succede? Che succede? Incombe la nona? Chi ha messo la nona? Elena? Che succede? Nessuno, è il mio telefono che ha squillato. Ah, ok. Scusatemi. Tranquilla. Ah. Scusatemi. Stavi dicendo? Sta bene la nona. Ok, quindi niente. Pronto? Quindi, dunque, questo farmaco è praticamente i fiori di cannabis di un certo tipo, con una certa concentrazione di THC, sono tre piante diverse, da ognuna di queste tre piante fanno un farmaco in Olanda, sterile, per cui con tutte le garanzie per i malati anche gravi, e quindi questo è un anello di congiunzione fra la realtà della cura con la cannabis, che non è soltanto il THC e non è soltanto l'abbinamento come col Sativex di THC più CBD, ma è un fitocomplesso, cioè tante più cannabinoidi che lavorano in sinergia e che danno questi effetti che da migliaia di anni sono conosciuti e che non si riescono a replicare. Alberto, scusami, ti volevo chiedere questo, anzi volevo passare la parola ad Elena, che invece dell'associazione, tu mi hai spiegato prima che un'associazione è nata soprattutto per darvi una forma giuridica che era richiesta per fini burocratici, se ho capito bene, no? Per essere riconosciuti alla Regione Puglia o qualcosa del genere. E vorrei chiedere ad Elena invece chi è responsabile, di cosa si occupa all'interno dell'associazione e quali sono le tematiche che appunto su cui maggiormente insiste. Guarda, Elena. La nostra associazione, come ha detto Alberto, è un'associazione che non ha delle competenze specifiche.
in ogni persona. Si fa quello che si può, siamo tutti malati. Mm-hmm. Quindi a volte faccio io una cosa, a volte la fa un altro. Io dipende da chi ha la possibilità in quel momento. Vorrei dire invece una cosa piuttosto importante. Sì. Continuate a parlare di droga. Ecco, allora vorrei definire il termine in senso scientifico. Sappiamo tutti che droga è tutto quello che è curativo e serve farmaceuticamente. D'accordo? Perché la dipendenza è una cosa che oggi non è solo data dalle droghe di cui si parla storiche, ma è una situazione che vengono a vivere gli individui che hanno delle carenze e delle problematiche e che risolvono a modo loro con delle dipendenze che possono essere da computer, da vino, da alcol, da tutte le droghe storiche, anche dalle colle o da cose che si vendono in tutti i negozi. E noi lo sappiamo. Noi nel nostro paese, e io questa è la cosa che mi ha portato di più a una forte depressione, che mi ha fatto isolare molto, e è la prima volta che ripartecipo a qualcosa. Questo ci fa molto piacere, questa cosa, Elena. E lo faccio per Andrea. Perché io spero soltanto di poter vendere quel poco che ho e andarmene da questo paese. Dove le leggi sono rispettate ad personam e basta. Dove gli invalidi sono trattati in un modo rispetto a tutto il resto d'Europa che è vergognoso. E addirittura si ripropone un discorso che credevo fosse stato acquisito e superato. Che la cannabis, essendo un farmaco come tanti altri, è anche una droga. Pronto? Sì, ti sentiamo, Elena. E non possiamo, per esempio, proibire il cortisone perché anch'esso è una droga. No? Certo. Mi senti? Benissimo. E sappiamo benissimo, perché si vede che molti politici la fanno prima di andare a lavorare perché stanno male, e si vede da come reagiscono in modo infantile davanti a certe cose. Allora che cosa vogliamo fare? Le persone che prendono il cortisone debbono stare bloccate e non possono lavorare?
perché il cortisone crea delle situazioni anche pericolose per gli altri. Non solo il cortisone, ma ricordiamo, tante, l'hai già ricordato te, l'hai già detto te, qualcuno lo diceva in chat, Gianni lo diceva in chat, ad esempio gli psicofarmaci o qualunque altra sostanza che è venduta in farmacia, insomma, ha degli effetti collaterali che potenzialmente, insomma, dipende da come vengono usati, naturalmente, no? Ma difatti... E Elena? Sì, dimmi. Ma tu mi ascolti via Skype? Mi ascolti io via ti Skype. Ascolto, io ascolto tutto, non so come vi ascolto, ma col computer no, si sente benissimo. No, volevo dire questo, mi piacerebbe che ci fosse un momento di interazione tra te, Andrea e Alberto, proprio su questa questione. Andrea, cos'hai da dire a quello che ha detto Elena? Ma io ascolto perfettamente, sono lietissimo che c'è anche la Elena qui tra di noi, è questo, anzi grazie Elena che... per le parole io che dicevi. Posso dire una cosa su di Elena, che ha avuto, è stata una paziente che è riuscita, ha avuto un proscioglimento totale dall'accusa di coltivazione di cannabis dal Tribunale di Tivoli per motivi medici. Il suo medico è andato a testimoniare e il Tribunale ha riconosciuto l'uso medico della cannabis. E cioè, per adesso, con la legge attuale, è tutto demandato al singolo medico, al singolo giudice, perché invece a Chieti, per lo stesso reato di 2-3 piantine sul balcone, abbiamo un altro paziente, Fabrizio Pellegrini, che invece rischia 20 anni e più di galera. Quindi non manca l'organicità della cosa, ma Elena ha avuto l'importanza di capire che si può anche, si deve fare questa battaglia anche per l'elevazione culturale, legale, giuridica di questo paese, cioè che non si può pensare solo al proprio diritto individuale, ma abbiamo l'opportunità, pur essendo malati, di far crescere questa società. Ecco, posso? Prego Elena. Pronto Elena? Un attimo, sto finendo di sentire Alberto. Ah, ma tu lo ascolti, ecco, allora avevo capito bene. Sì, io ascolto tutti. Ma dalla web TV ascolti forse? No, lo ascolto anche da Skype, io ho aperta sia... Io ho aperta... Sì, togli l'audio alla web TV. Se togli l'audio alla web TV lo ascolti solo via Skype, così non c'è questa di differenza nella risposta. Vabbè, comunque va benissimo Elena, facciamo come stavamo facendo allora, dai, stavi dicendo? No. Volevo dire che io non solo mi curo con la cannabis da oltre 25 anni, mi senti? Sì. Mi senti? Perfettamente. Allora. Pronto Elena? Sì, sto dicendo appunto. Sì, ti curi da 25 anni con la cannabis, sì, l'ho sentito perfettamente. Ecco, ma negli ultimi anni che ho avuto la possibilità di... Sì, sto parlando. Sì, ma il problema, Elena, che tu stai ascoltando attraverso la web TV, che è in asincrono di qualche secondo rispetto alla nostra conversazione Skype. Dovresti chiudere l'audio della web TV... E non lo so come si fa. Non so come si fa. Allora, praticamente al centro c'è scritto menu, vedi? Sulla sinistra c'è una specie di cassa, devi cliccare lì e si esclude l'audio. Allora, aspetta. Allora, io sto su home. Sì, no.
Non sei su Web TV, quindi? No, non ho capito. Ok, allora va bene, continuiamo così allora. Continuiamo così, non so. Va bene. Io sono proprio imbranata, scusate. No, non ti preoccupare, sei bravissima invece, non sei imbranata. Sono più imbranato io, te lo assicuro. Dai, stavi dicendo? Bene. Allora, no, volevo dire questo. Va bene, vorrei Elena. Dire questo. Che non so, sì, mi fate parlare? Mi fate parlare? Vai Elena, fatte la parola. Allora, io non solo mi curo da oltre 25 anni, non solo mi curo da oltre 25 anni con la cannabis, ma dagli ultimi anni... con la cannabis. Sì, Elena. 5 anni io ho costantemente, da quando abbiamo impostato questa cosa, io ho costantemente i miei 3 grammi al giorno che mi hanno portato ad avere oggi direttamente. I miei 3 grammi al giorno. Allora, ad avere un blocco della degenerazione delle cellule da grigie a bianche, e ora sono 3 anni che non si muove nulla. Ok, Elena? Non sento più niente. No, no, noi ti abbiamo sentito perfettamente, abbiamo sentito tutto quello che hai detto. Allora... Ecco, sì, volevi concludere? No, vorrei sentire quello che ho detto. No. Non sento più niente. Lo riascolterai sicuramente sul sito... Perché tutto quello che stiamo dicendo lo stiamo dicendo. E come mai non viene? Ma devi andare su TV Radicale. E ci sto. E poi andare su Web TV. Però non è che ti puoi riascoltare mentre fai una trasmissione. No, ecco, vedi, adesso sento. Sì, però devi escludere l'audio della Web TV. Comunque, purtroppo perché abbiamo cominciato all'ultimo momento. Elena, accanto a Home, accanto a Home, della TV Radicale c'è Web TV, tu clicca su Web TV e sei in Web TV, a quel punto escludi lo speaker. Allora, esatto. Ecco, Web TV, ce l'ho preso, vai lì. Cliccato. Mo? Ora sotto, vicino al menu, c'è uno speaker, devi avere la crocetta, se non ce l'ha cliccaci. È bellissimo, perché ormai già chi usa TV Radicale spiega agli altri come si fa ad usarla. Allora ragazzi, abbiamo ancora 7 minuti prima di concludere questo spazio che è stato molto interessante. Come ho già detto prima ad Elena, tutti gli interventi saranno resi disponibili sul sito tvradicale.it. Vorrei concludere con l'intervento di sì? Elena? Sì, io sto sentendo adesso, ma non so perfetto. Quello che... Sì, sì, si sente perfettamente, tranquilla. Ah. E con l'intervento appunto volevo fare una domanda. Sì, dimmi Elena. Dimmi. Volevo semplicemente concludere dicendo una cosa, che ora te lo sto dicendo. Sì, dimmi. Pronto Elena? Allora, devo parlare e voglio dirvi solo questo, non so se mi sentite o no. Sì, sì, ti sentiamo perfettamente. Vorrei dirvi che io sto con, ho bloccate le mie, la mia malattia, secondo me. Se mi toglieranno la possibilità di avere la cannabis, io
non solo me la coltiverò e manderò dove coltivo e come coltivo alla presidenza del consiglio e a chi di dovere, perché io non voglio morire per gli altri. Mi sembra molto bello questo tuo impegno. È quello che voglio fare, perché obiettivamente io sono una persona che si curava da tanti anni e aveva sempre detto che il giorno che mi avessero scoperto, certo non me l'andava a dire io avrei fatto la lotta. Il giorno che mi hanno scoperto ho cominciato la lotta e abbiamo fatto questa associazione, io sono entrata, eccetera. Ecco, questa è la mia storia, insomma. Ottimo, Elena. Altre cose, volevo dire questa cosa, che io sto lottando anche per il problema degli invalidi soli, perché io sono un'invalida sola e come mi pago ogni cosa, voi potete immaginare, e questa è un'altra lotta che voglio portare avanti. Questo perfetto, volevo. Elena, ti ringrazio. Abbiamo gli ultimi 5 minuti, io direi 2 minuti a testa per Alberto ed Andrea e poi chiudiamo questo spazio sulla cannabis terapeutica, l'antiproibizionismo e i temi che abbiamo trattato. Allora, Alberto, per chiudere, cosa diresti? Poi innanzitutto vorrei sapere anche da voi se ritenete che sia il caso di ripetere questa esperienza in un'altra giornata con altri collegamenti. Alberto? Sì, sì, dunque, io volevo dire una cosa anche importante, e cioè sul fatto appunto della Regione Puglia, perché l'associazione Luca Coscioni e Andrea in particolare, e insieme all'associazione Cannabis Terapeutica e alla nostra, e stiamo portando avanti in Regione Puglia non si era risultato ancora, nel senso che Andrea lo sa perché riceve telefonate di malati quotidianamente, i malati continuano a non avere accesso alla cura per una serie di motivi. Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Io vi sento a tratti, comunque continuo a parlare, magari avvisatemi se non arrivo a più l'audio. Insomma, praticamente continuano a chiamare perché i medici, a meno che non sono neurologi oncologi, neanche ne parlano di volerlo prescrivere. Quindi tutte le altre malattie, glaucoma, l'HIV, eccetera, non hanno la possibilità. Ma anche gli stessi malati di sclerosi multipla, quando vanno in ospedale si sentono dire ma noi non lo facciamo, ci sono comunque non è così semplice. Noi abbiamo fatto una proposta di fare una legge regionale, di modificarla, visto che questa crea anche molti problemi, questa legge, alla Regione Puglia, e la Regione Puglia ha risposto positivamente di essere interessata, di volerlo essere intenzionata a farlo, e che ci avrebbe chiamato per stabilire i contenuti. E ora noi stiamo aspettando, ormai è un mese e mezzo che stiamo aspettando di fare questo incontro con i loro tecnici, perché potrebbe essere la prima regione in Italia a avere un canale di accesso che poi è quello attuale possibile, perché con la legge attuale del decreto del Ministero della Salute del 97, i farmaci, automaticamente qualunque medico di un ospedale può avere questo farmaco per un suo paziente gratuitamente, quindi che sia di qualunque patologia. Già oggi basterebbe che la regione lo scriva come applicazione di questo decreto, e perché sì, in quella regione si effetti, e quindi anche le altre regioni possano poi prendere spunto da quello per garantire a tutta l'Italia un canale d'accesso migliore di quello che è oggi. Insomma, quindi sarebbe la prima regione d'Italia a farlo seriamente, perché le altre regioni scrivono le leggi e poi chiamano i pazienti. In questo caso, se la Regione Puglia veramente fa un testo di legge condiviso con i medici, la CT è un'associazione di medici specializzati nella cannabis, e di pazienti, come l'associazione Luca Coscioni e noi che siamo i pazienti che si curano con la cannabis, sicuramente i risultati saranno molto buoni, e vorremmo chiedere a chi può di... Sarebbe una delle poche volte in cui un tavolo di concertazione produce qualcosa di positivo e non accordi di basso profilo.
Alberto, veramente grazie per questo intervento e sicuramente si ripeterà. Se vorrete essere sia te che Elena nuovamente nostri ospiti in una delle prossime trasmissioni, perché magari si può pensare, voi stessi potete pensare all'ideazione di un format e quindi anche proprio mettere in scaletta gli argomenti, cioè veramente libero pensiero. TV Radicale vuole essere veramente un open space e l'associazione di cui fate parte, PIC, Pazienti Impazienti Cannabis, è la benvenuta, sarà sempre la benvenuta su TV Radicale. Adesso per concludere un minuto ad Andrea Triscuoglio e poi passiamo al collegamento con qui Calabria con Marco Marchese. Sì, io semplicemente vorrei dire che mi ha fatto immensamente piacere essere presente con questa esperienza, questa nuova TV Radicale, con Alberto Scolari e con Elena Bentivegna. Di conseguenza diamo sicuramente una svolta a quanto si sta verificando. Vedi, sfruttiamo anche la negatività che ho ricevuto io proprio come per rilanciare un pochettino la nostra battaglia, si può dire tale. Io credo che da oggi porterò avanti non soltanto la battaglia per accedere gratuitamente ai farmaci cannabinoidi dall'Olanda, ma oggi sarò veramente ancora più concentrato per l'autocoltivazione, per avere naturalmente non soltanto la marijuana, la cannabis made in Italy, come si suol dire, ma quella made a casa mia, è il caso di dire. La voglio inevitabilmente... Homemade, come direbbero gli inglesi, no? Homemade. Homemade, esatto. La vorrei naturalmente, perché ho capito che forse mi darebbe più benefici una cosa naturalmente prodotta con amore anche da me stesso che non altri medicinali. È per questo che vorrei sfruttare anche le telefonate che ho ricevuto in questi giorni, come quella del ben noto Carlo Giovanardi, sfruttare la sua telefonata per dire: Giovanardi, adesso puoi fare tanto tu, possiamo fare tanto anche noi, l'unica cosa, dobbiamo inevitabilmente fare qualcosa. È per questo che ne sono convinto che avremo un futuro differente su questa cannabis terapeutica, perché nel 2010 stare ancora a parlare di droga o non droga, per me la cannabis, il mio farmaco, forse come Elena non posso reputarla droga, ma capisco che da parte nostra non c'era assolutissimamente Andrea, veramente grazie per questo collegamento. Io credo che tutti quanti, io per primo, abbiamo imparato delle cose nuove, argomenti da approfondire sicuramente, e magari appunto insieme ad Alberto ed Elena potreste pensare a strutturare proprio una rubrica intera di un'ora da mettere poi in palinsesto su TV Radicale da qui alle prossime settimane, anche diciamo per come si evolverà, sulla base di come si evolverà l'organizzazione di TV Radicale. Ti saluto Andrea, come saluto Alberto e saluto Elena, e sicuramente ci rivedremo in uno dei prossimi collegamenti. Ciao Elena, ciao Alberto, ciao Andrea. Bene, e ciò detto, invece ci colleghiamo velocissimamente, abbiamo 3 minuti di ritardo, che sono...